Oh, bentornati sul canale del Pelicano con un nuovo episodio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, ma con il doppiaggio italiano nel torneo del Pelicano. Allora, per la squadra rossa abbiamo come primo componente Vegeta da Scimmione. Niente, Vegeta Scimmione capita praticamente ogni puntata. Vediamo il secondo personaggio, Kid Buu. Ok. Per adesso solo due personaggi di Dragon Ball Z. Poi c'è il Max. Bene. Re Vegeta. E l'ultimo. Moro. Ok, la squadra rossa è definita. Questi sono i personaggi. E andiamo a vedere invece la squadra blu adesso. Vediamo un po'. Kefla. Ok. Come al solito nella squadra blu vediamo sempre personaggi di Dragon Ball Super per la maggior parte. Super Vegeta. Ok. Anche se c'è il Vegeta Scimmione, però vabbè, dai. Nel caso dello Scimmione possiamo tenere due Vegeta. Poi Mister Satan, ok. Va bene. Quarto personaggio è il Cell Junior. Va bene. L'ultimo personaggio della squadra blu è Yamcha. Ok, in realtà sono più o meno equilibrate. Più o meno, forse la squadra rossa questa volta è un po' in vantaggio, però va bene, cominciamo. Lo schiaccerà come un microbo. Chissà fin dove posso arrivare con questo potere. È ora di scoprirlo. Concorrenti pronti a cominciare. Che l'incontro abbia inizio. E vediamo come se la cavano. Come mappa è capitata la stanza dello spirito e del tempo? Quindi qui in teoria non dovrebbero esserci problemi di compenetrazioni perché non c'è praticamente niente in questa mappa. Ti farò a pezzettini e poi ti arrostirò! Così impari a sfidarmi! Prendi questo! E qui Kefla era riuscita ad evitare l'attacco e poi gli è dispiaciuto. Ti ho visto! Attenzione però che comunque sono quasi a pari vita, eh. Quindi comunque è abbastanza equilibrata, anche se non sembrerebbe. Sono stanco. Giuro che non pagherò. Io ti ridurrò in briciole. Via! E qui Vegeta ha fatto un attacco devastante su Kefla. E Kefla invece lo liscia. Quindi Vegeta ha in pugno questo scontro. Attenzione! Vegeta contro Vegeta. Quindi Kefla è rimasta con pochissima vita, però è ancora viva. Quindi va considerata questa cosa. Io sono un Saiyan! Vegeta Scimmione che comunque, anche se è rimasto con poca vita, più o meno, sta comunque cercando di difendersi il più possibile e di togliere quanta più vita possibile all'altro Vegeta. Attenzione qui, Big Bang che mette quasi fine a questo scontro. Attenzione però che lo scimmione non si arrende. Passerei in ritirata.
E si ritira, arriva Cell Max. Adesso qui voglio vedere, adesso Vegeta come se la cava. Cell Max adesso è pericoloso, eh. Un altro bestione grosso, quasi quanto lo scimmione. Sta facendo un attacco dietro l'altro Cell Max proprio. Sta spammando come se non ci fosse un domani. Ancora? E questa volta l'ha colpito bene però. Attenzione però che Vegeta si è caricato al massimo. Big Bang. Colpito. Ma non affondato. Rimasto con un pezzettino di vita Vegeta. Ecco l'ennesimo attacco di Cell Max che va a segno. Quindi Vegeta Super Saiyan eliminato per la squadra blu. Sto arrivando! E adesso ci pensa Mister Satan. Che tira sassi. Tra l'altro rispetto a Cell Max è piccolissimo Mr. Satan. Attenzione qui, che prova a regalare il suo pacco bomba, non riesce. Attenzione Cell Max, attacco finale. Mamma mia. Devastato qui Mr. Satan. Chiaramente. Adesso ti farò vedere chi sono gli allievi del genio. È evaporato Mr. Satan. Quindi un altro membro in meno per la squadra blu. Cell Max sta facendo veramente i danni qui. Che poi fa un sacco di attacchi consecutivamente. E Yamcha qui però riesce a piazzare una bella Kamamea in faccia a Cell Max. Non male, non male. Potrebbe essere veramente Yamcha ad eliminare Cell Max? O anche lui dovrà soccombere? È micidiale questo attacco di Cell Max. Che si carica anche al massimo e se ne va. Non ho capito questa cosa. Rifiuto. Nel frattempo è arrivato Moro. Ma non ho capito perché si è caricato al massimo e poi si è ritirato. Non ha senso. Poteva fare un ultimo attacco e poi ritirarsi al massimo. Quindi ricordiamo squadra rossa con ancora tutti i componenti della squadra vivi. Non sai fare di meglio, sciocco? Prendi questo. E qui pure Yamcha mi sa che ci saluta perché Moro lo sta devastando. Anzi, lo ha devastato definitivamente. Quindi due personaggi rimasti per la squadra blu. Con una Kefla però che ha pochissima vita. Che però qui schiaffeggia Moro. Moro è tosto comunque, è bello veloce nelle combo. Prendi questo. Liscio. Prendi questo. Prendi questo.
sensazione però che Kefla, nonostante abbia poca vita, comunque sta riuscendo a sopravvivere per un sacco di tempo. Si è anche caricata al massimo. Attenzione, attenzione. Hai finito? E anche Kefla ci saluta. Ultimo componente per la squadra blu, Cell Junior. E questa volta è stata la squadra rossa comunque a dominare il torneo, Ricordiamo che 0 eliminati per la squadra rossa contro adesso Cell Junior, quindi 5 contro 1. Prendi questo. Tu, insetto insignificante! Sono entrambi carichi al massimo, vediamo. Attenzione, Super Kamamea! E lo colpisce in pieno! Un'ottima mossa qui di Cell Junior. Adesso Moro non sa neanche. Non trova neanche l'avversario. Ecco, mo. Solo adesso lo ha trovato, ma nel frattempo Cell Junior si è caricato di nuovo al massimo. Ecco di nuovo la Super Kamamea! E di nuovo lo colpisce ed elimina Moro. Cell Junior elimina Moro. Adesso. Siete impietriti dalla paura. Non avete neanche il coraggio di scappare. Vegeta Scimmione qui ha soltanto una barra di vita, però comunque è Vegeta Scimmione. Sono più o meno a pari vita. Attenzione, l'attacco qui di Vegeta che non va a segno però. Prendi questo. Un Cell Junior qui stritolato. Riprova ancora questo attacco Vegeta, ma fino ad ora non è mai riuscito a colpirlo. Io sono un Saiyan! Di nuovo caricato al massimo Vegeta. Attenzione, attenzione. E questa volta l'ha colpito fin troppo bene con il Super Cannone Galick. Sono io il più forte. Sono il numero uno. E in effetti qui tra Vegeta Scimmione e Moro hanno dominato, anzi non dimentichiamoci di Cell Max, alla fine solo questi tre hanno combattuto per la squadra rossa. E quindi ci ritroviamo con un punteggio di 5 a 4 per la squadra blu. Quindi nella prossima puntata la squadra rossa ha l'opportunità di pareggiare i conti e di arrivare quindi al 5 a 5 di punteggio. E io direi che per questo episodio possiamo concludere qui, quindi come sempre se questo video vi è piaciuto vi invito a sostenere il canale lasciando un like a questo video e iscrivendovi al canale se ancora non lo avete fatto. Inoltre qui sotto in descrizione trovate il link alla mia pagina di Instant Gaming dove potete comprare i vostri giochi preferiti sia per console che per PC ai migliori prezzi possibili. Detto questo, noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento qui dal Pellicano e ciao ciao.